Ciao bimbi! Oggi vorrei proporvi un'attività molto facile da fare a casa e che può essere molto molto versatile, così da sperimentare questo materiale in più modi. Quello di cui parliamo è la farina gialla. Credo che mamma e papà un pochino in casa ne abbiano, o comunque è un materiale semplice da reperire. Con la farina gialla oggi travaseremo e soprattutto coloreremo. Eccoci, allora io vi propongo di utilizzare un foglio bianco come base, così da poter poi lasciare una piccola traccia di quello che andremo a fare. Quindi foglio bianco, farina gialla, contenitori di varie misure. Io li ho di vetro e con i miei bimbi uso quelli di vetro perché sono molto più facili, soprattutto per la loro stabilità, quindi per il discorso del travaso è un pochino più semplice giocarci. Però se voi avete i vasetti dello yogurt, dei vasetti di plastica che vi sono avanzati, potete usare benissimo quelli. E poi gli strumenti, cucchiai, cucchiaini, e per provare vi propongo anche il setaccio del tè. Bene, per prima cosa possiamo travasare un po' di farina nel contenitore più grande e poi lasciare che i vostri bimbi giochino a travasarli in quelli sempre più piccoli. Ecco, questi sono i travasi. Dopo averli fatti travasare un po', potete aggiungere alla farina un po' di colore, un po' di tempera. In questo caso io ho scelto il rosa e il verde. Potete utilizzare anche colori alimentari, l'importante è che non siano troppo liquidi. Dopodiché, dopo aver messo il vostro colore nella farina gialla, potete iniziare a mescolare. Potete rovesciare la farina colorata sul foglio e con tutte le manine schiacciare e vedere che cosa succede. Vedrete che lascerete un bellissimo disegno su tutto il foglio. Adesso ve lo faccio vedere. Avete visto che bello? Eccoci qua. Anche oggi il nostro esperimento è riuscito. Ciao bimbi, alla prossima!